L'associazione culturale monteparano.com, una onlus dopo la positiva esperienza degli eventi di agosto 2008, organizzato per la giornata di ieri, per la serata di ieri, la manifestazione Aspettando San Martino, dedicata al tema della vendemmia e del vino. Il programma ha previsto un convegno dal titolo Quale futuro per il nostro vino, con la presenza di esperti del settore e autorità istituzionali, una rassegna e degustazione di vini con una giuria composta da sommelier professionisti, la ricostruzione della filiera della vendemmia del vino e un'esposizione da parte di cantine del territorio ionico salentino. La manifestazione ha vissuto anche dei momenti culturali dedicati al vino, nelle arti pittoriche, nella poesia e nella musica, in particolare una mostra di pittura dedicata al tema la vendemmia e il vino, la recitazione anche di poesie e alcuni momenti musicali ispirati al tema della serata. Lo spettacolo musicale di chiusura è stato affidato al giovane gruppo degli Pizzicariddi, veri talenti in erba, già noti nel nostro territorio. Sull'argomento, su questa bellissima manifestazione, abbiamo voluto ascoltare coloro che sono i veri protagonisti, ovvero il presidente dell'associazione culturale Salvatore Renna e all'enologo Pasquale Carparelli. Vino Pugliese ormai è un marchio consolidato, ormai in Italia ma soprattutto all'estero la Puglia si identifica dal punto di vista viticolo enologico con le sue eccellenze che fanno riferimento ai suoi vitigni storici, ai suoi vitigni tradizionali, sia a Bacca Bianca che a Bacca Nera. Bacca Nera è il primitivo, il Negramaro, l'uva di Troia, per i bianchi, ricordiamo che la Puglia è anche una regione che produce vini bianchi, la Verdeca, il Bianco d'Alessano, il Fiano Minutolo, quindi è una regione ricca di varietà autoctone che nessun'altra regione ha, che sono il vanto e l'orgoglio dal punto di vista sia produttivo ma soprattutto anche dal punto di vista della qualità. È vero che siamo nati da poco in luglio, però abbiamo pensato di muoverci per valorizzare le nostre risorse, la nostra cultura, le nostre tradizioni, come d'altra parte si vede anche sul nostro sito web che è www.monteparano.com. Il vino è una risorsa fondamentale della nostra terra, c'è un periodo di crisi e allora abbiamo cercato di creare un punto d'incontro fra tutti i produttori locali, le cantine della zona, un convegno che è appena finito, a quale abbiamo invitato le istituzioni per vedere se c'è un futuro per questa nostra risorsa, proprio perché vogliamo che il nostro sud recuperi quelle risorse che purtroppo sono svalutate in questo momento.